La nostra scelta è stata quella di, attraverso tanti bravissimi musicisti specializzati nella musica rinascimentale con cui ho lavorato negli ultimi anni, di comporre un gruppo strumentale piuttosto ampio dal punto di vista timbrico. Quindi abbiamo un flauto dolce, Serena Bellini, che suona tra l'altro varie taglie di flauti dolci, dal sopranino al tenore. Per esempio abbiamo il flauto tenore che ha una sonorità caldissima, che è quella tra l'altro che apre quel ritornello della prima traccia del disco, Villanella che all'acqua vai. Poi abbiamo la viuela, che diciamo è stato un po' lo strumento centrale che c'è in tutti i brani, affidato a Michele Pasotti, che è uno dei musicisti più apprezzati a livello internazionale in questo momento. E poi abbiamo per esempio la chitarra sia rinascimentale che barocca, che hanno due timbri diversi. Abbiamo la viola da gamba con Silvia De Maria, che suonava sia la viola da gamba che il lirone. Il lirone ha una tinta sia di colore che di sonorità, quindi queste sonorità tenute, le armonie tenute che invece negli strumenti a pizzico decadono, quindi si sposano in modo magnifico con la viuela o col clavicembalo. E poi abbiamo tante percussioni affidate a Massimiliano Dragoni, che appunto in buona parte dei brani ha dato questo ritmo incalzante e con timbri diversi, tra i quali anche il salterio. Salterio che ci dà una nota un po' arabeggiante, perché no, Napoli è una città crocevia, no, di porto, quindi crocevia anche delle altre popolazioni del Mediterraneo, sicuramente non doveva essere una sonorità fuori luogo. Francesco Tomasi anche. Francesco Tomasi, ecco, non li ho citati tutti, quindi abbiamo un nutrito gruppo di musicisti. Bravissimi, E veramente. clavicembalo, E il io suonavo clavicembalo. il clavicembalo oltre a dare delle direttive sulla concertazione, che poi è stata fatta sul momento in tutta spontaneità, devo dire, e chiaramente anche il clavicembalo, c'è anche un brano di Orlando di Lasso, Madonna mia pietà, che sarebbe anche il caso di sentire perché si distacca dagli altri, di grande eleganza, in cui ci siamo riservati solo voce e clavicembalo. Ed è stata l'ultima scelta di tutte le Sì, giornate di sì, sì, registrazione. sì. E Eravamo quasi indecisi se farlo o no. Abbiamo detto, ma sì, proviamo. Ed è poi venuta ci è molto. piaciuta e Ci è l'abbiamo piaciuta, sì. lasciato. Questo disco è stato fatto con l'aiuto di qualcuno, ricordiamo che è per l'etichetta Brilliant Classics.
Sì, intanto il disco è stato inciso nel Cilento, io vivo da 8 anni ormai nel Cilento, che è parco nazionale, è una zona dal punto di vista naturalistico, paesaggistico meravigliosa, è il Monte Stella alle spalle di Agropoli che si affaccia sul Golfo di Salerno, quindi una bellissima vista. E lì ho trovato una grande disponibilità da parte dell'Associazione Borghi di Laureana Cilento, un'associazione di case vacanze, bed and breakfast e un hotel anche in un palazzo storico, che con grande entusiasmo hanno aderito appunto a questa produzione, ospitando i musicisti, il tecnico del suono. Allora, ricordiamo quindi Erotica Antiqua, Milanella Napolitana con Letizia Calandra voce e Francesco Cera, direttore dell'ensemble Arte Musica, un disco uscito per l'etichetta Brilliant Classics. Ringraziamo allora Letizia Calandra e Francesco Cera per essere stati con noi. Grazie a voi. C'è in cantiere qualche altra cosa, qualche altro CD da prossimamente? Sì, adesso abbiamo altri 3 dischi in uscita. Uno sono Le Nuit d'été a Posillipo di Gaetano Donizetti, questo ciclo di duetti e ariette molto divertenti. Poi c'è un disco dedicato alle Ninna Nanne, sono tutte Ninna Nanne classiche, che partono dal 600 fino ai giorni nostri. E poi un lavoro dedicato ai cicli per canto e pianoforte di Carlos Guastavino, Le Floras Argentinas e il ciclo delle poesie di Raffaello Alberti. Benissimo. E per quanto mi riguarda, invece, ho in uscita un CD, un doppio CD dedicato a Francisco Correa de Arauxo, un grandissimo compositore per organo del primo 600 spagnolo, che ho inciso su un organo spagnolo della metà del 500, finora mai registrato, che si trova in Estremadura, ad Garrovillas de Alconetar. Comunque, ci sono anche idee che ci vedono Bello. ancora a collaborare, ma che non vogliamo svelare per il Perfetto. momento. Allora verrete a presentarcele Sicuramente quando per il usciranno, futuro, con piacere. se verranno messe in pratica. Ringraziamo ancora Letizia Calandra e Francesco Cera per essere stati con noi quest'oggi sulle note di O bellissimi capelli di Andrea Falconieri, tratto dal CD Erotica Antiqua, Milanella Napolitana. Termina qui questo nostro appuntamento con l'attualità musicale. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.